Allora, benvenuti, ci ritroviamo dopo le elezioni in un terreno un pochino più tranquillo, anzi un pochino più tranquillo per alcuni di noi, perché alcuni stanno ancora ragionando sulla giunta e come stiamo leggendo dai giornali non è una valutazione facile. E sono qui con Massimo La Capra, l'altro consigliere comunale eletto nella lista La Strada Nuova per Stradella alle ultime comunali, perché vorremmo parlarvi del primo consiglio comunale che si svolgerà questo giovedì e che vedrà l'insediamento del nuovo consiglio, del nuovo sindaco, che presenterà appunto la nuova giunta. Allora sfruttiamo l'occasione di utilizzare la nostra pagina Facebook che rimane attiva e di comunicarvi che quello che stiamo facendo in questo momento è rilanciare l'attività del nostro comitato, perché sapete che abbiamo costituito un comitato civico per sostenere la campagna elettorale che abbiamo realizzato. Adesso questo comitato si trasformerà in un'associazione politico-culturale, un'associazione di Stradella, quindi un piccolo partito locale di Stradella vero e proprio, che da una parte servirà per fare sensibilizzazione, per fare iniziative culturali, insomma, per fare diciamo per parlare ancora della nostra idea di buon governo e nell'auspicio che venga realizzata dalla lista che ha vinto, o per segnalare qualora non venga realizzata. Dall'altra parte, però, si occuperà di realizzare direttamente quella parte del programma che è fattibile anche al di fuori dalla maggioranza, anche al di fuori dall'esecutivo. Quindi saremo ancora al servizio di Stradella, saremo ancora operativi, saremo ancora a lavorare nei prossimi anni per portare avanti quello che ci sta a cuore, cioè una Stradella che non solo funziona meglio a livello di servizi, ma che funziona meglio a livello di cuore, che è fatta di persone che sono più unite, più contente, orgogliose anche direi quasi, della propria città, per le tradizioni, per le iniziative culturali, per il senso di appartenenza che abbiamo bisogno un po' di recuperare. Allora, Massimo, so che tu ti sei occupato di approfondire, ti sposto un po' il computer, di approfondire, di studiare le dinamiche del primo consiglio comunale. Vuoi dirci qualcosa? Cosa succederà? Insomma, Sì. giovedì andremo in consiglio. Ah, noi faremo lo streaming, quindi sarà Sì. visibile. Abbiamo fatto richiesta di poter trasmettere Magari in diretta c'è la streaming luce. il primo consiglio comunale. Il Certo. primo consiglio comunale sarà, diciamo, il consiglio di insediamento, il consiglio di insediamento della lista Torre Civica vincente del sindaco Piergiorgio Maggi, il quale dovrà fare giuramento sulla Costituzione della sua posizione, del suo ruolo di sindaco della nostra città. Verrà poi eletta la commissione elettorale comunale, che è praticamente una commissione che entrerà poi in gioco effettivamente fra 5 anni, quando ci sarà da nominare gli scrutatori che dovranno presiedere i seggi elettorali. O durante un'altra elezione, O durante un'altra se ci elezione, saranno altre se elezioni. sarà necessario nel O caso. referendum, magari. E soprattutto in questo primo consiglio comunale il sindaco dovrà dire quali saranno le persone che formeranno la giunta. E non è indispensabile, diciamo, sottolineare quali saranno le cariche di questi assessori, però dovrà assolutamente dire quali saranno le persone che andranno a comporre la sua giunta. Oggi sulla provincia pavese, diciamo, c'era un articolo dei giornalisti nel quale comparivano un po' le prime E indiscrezioni. anche dei nomi. Poi Anche dei nomi, sì, che poi sono tutti, per sono carità, tutti da da verificare, verificare e tutto esatto. quanto. Il giorno delle elezioni, per Giorgio Maggi aveva detto che, insomma, chi è salito sul carro di Torre Civica sarà, diciamo così, premiato con anche l'onorificenza, diciamo così, di Certo. assessore. Chi è rimasto fuori invece no. A quanto pare le cose sono cambiate, quindi nel Consiglio Comunale di giovedì ci potranno essere sorprese di assessori esterni. Noi staremo a vedere. Al di là del Consiglio Comunale, un'altra cosa che mi premeva sottolineare, come accennava già Antonio, riguarda un po' la trasformazione che noi stiamo, diciamo, attraversando da comitato elettorale ad associazione. C'è una prima bellissima notizia, cioè che il gruppo che ha lavorato per questi 7 mesi alla creazione del comitato elettorale prima e della lista civica dopo non si è disunito, è rimasto ancora tutto unito, Anzi, coeso e si è motivato. allargato, Quindi anzi. noi sulla base di questo ripartiamo, e quello che vogliamo fare è quello praticamente di presentare due facce della stessa medaglia. Una è l'attività amministrativa che sarà portata avanti da me e Antonio come rappresentanti di un gruppo, rappresentanti del gruppo La Strada Nuova per Stradella. Dall'altro però ci siamo chiesti come portare avanti il programma che abbiamo pensato, studiato e proposto agli stradellini e che 1500 hanno detto di sì, che a noi piace quel programma Certo. lì, come portarlo avanti nonostante la posizione e la situazione di minoranza all'interno del Consiglio Comunale. Allora, fare un'associazione culturale di iniziativa politica siamo sicuri che sarà la forma vincente per fare
in questi anni un processo, avviare un processo di sensibilizzazione rivolto ai cittadini su quali sono le tematiche che sono a noi più a cuore: la gestione del territorio, la cultura, l'istruzione, i servizi sociali, parlare di sicurezza in un certo tipo. Allora noi attraverso questa associazione ci vogliamo aprire alla cittadinanza, far partire praticamente un movimento che possa dare forma e contenuto a quegli stradellini che vogliono esprimersi, ma che non ne trovano il modo. Certo. Direi che è bellissimo e non vedo l'ora di cominciare questa nuova fase della nostra attività civica e anche umana, perché insomma certo. Questo riguarda, ci riguarda come persone e ce la metteremo tutta insomma per svolgere al meglio il ruolo che i cittadini ci hanno che 1500 persone, come giustamente hai ricordato, ci hanno conferito. Grazie a tutti, vi invitiamo a commentare questo video e a scriverci per suggerimenti o altre proposte, in attesa di fissare la data di presentazione pubblica della nuova associazione alla quale sarete invitati. Nel frattempo ci sentiamo giovedì sera perché c'è appunto il primo consiglio comunale. Ore 18, sala consigliare. Ciao a tutti. Ciao.